Buongiorno a tutti, benvenuti nel laboratorio del liceo Luigi Sodo con un nuovo esperimento. Sappiamo che i cambiamenti di stato coinvolgono scambi di calore. In particolare, una sostanza che passa dallo stato solido allo stato liquido ha bisogno di assorbire calore per effettuare la fusione e, durante il passaggio di stato, la sua temperatura non cambia. Questo è il calore di fusione. Una volta era chiamato calore latente, cioè nascosto, proprio perché durante la fusione la temperatura non cambia nonostante ci sia il passaggio di calore. Oggi misureremo il calore di fusione del ghiaccio, cioè misureremo quanto calore è necessario per fondere un chilo di ghiaccio. Adesso versiamo dell'acqua in questa bacinella. Sono esattamente 1543 grammi. Adesso misuriamo la sua temperatura. Sono esattamente 11 gradi Celsius. In questo recipiente abbiamo messo ghiaccio ed acqua, cioè abbiamo ghiaccio fondente che sappiamo essere alla temperatura di 0 gradi Celsius. Azzeriamo la bilancia e vediamo del ghiaccio nel recipiente. Abbiamo aggiunto esattamente 209 grammi di ghiaccio. Ora aspettiamo che questo fonda completamente e misuriamo di nuovo la temperatura dell'acqua. La temperatura sta scendendo, aspettiamo che il ghiaccio finisca di fondere. Il ghiaccio è completamente fuso e la temperatura finale dell'acqua è di 2 gradi Celsius. Adesso torniamo in classe ad elaborare i dati sperimentali. Il calore necessario a fondere il ghiaccio è stato sottratto all'acqua che si è raffreddata. La quantità di calore scambiata è stata Q uguale MC delta T. Dove M è la massa dell'acqua, C il suo valore specifico, delta T l'abbassamento della temperatura. Quindi Q sarà uguale a 1,543 per 1 per 9 uguale 13,89 kilocalorie. La fusione del ghiaccio è regolata dalla formula Q uguale M per CF con M massa del ghiaccio e CF calore di fusione. Perciò CF è uguale a Q fratto M uguale 13,89 fratto 0,209 uguale 66,4 kilocalorie al chilogrammo. In letteratura troviamo un calore di fusione di 80 kilocalorie al chilogrammo.
Noi abbiamo misurato 66,4 kcal al chilogrammo. La differenza è abbastanza notevole ed è dovuta principalmente alla non buona precisione del termometro. Gli altri errori sperimentali dipendono dalla precisione della bilancia, dall'acqua non distillata, dalla perdita di calore con l'ambiente esterno, che influiscono poco su questo risultato. Se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi al canale e al prossimo esperimento. Ciao!